150 anni dall'Unità d'Italia, un grande avvenimento nazionale di cui questo convegno fa parte. Perché questo titolo enigmatico? Risorgimento prismatico vuol dire che il Risorgimento non è stato un avvenimento unidimensionale, una sorta di freccia lanciata nel tempo verso l'unificazione della penisola così come noi la conosciamo, ma è stato un processo multiforme, a tante dimensioni, a tanti livelli, e l'intenzione di queste relazioni che voi ascolterete in una versione ridotta è esattamente quello di ricatturare, ripercorrere la molteplicità degli avvenimenti, dei percorsi, delle intenzioni, dei sogni e delle delusioni di chi ha partecipato. La scuola è il primo degli interventi di cui è protagonista il professor Bianchini, dell'Università di Torino. La scuola perché la scuola è il momento di socializzazione e la scuola ha rivestito nel corso del processo di unificazione un'importanza enorme. La scuola era la scuola della nazione, era la scuola che doveva presentare ai nuovi cittadini i contenuti dello Stato ed era una scuola naturalmente che si confrontava con enormi difficoltà materiali. Permettetemi di partire però da prima, cioè da quando sostanzialmente il sistema scolastico sabaudo nasce in modo forte, in modo ufficiale, che è all'inizio Settecento con Vittorio Emilio II, che emana le costituzioni, le prime costituzioni per l'università, sono costituzioni importantissime a livello, devo dire, planetario, perché lo sforzo che fa Vittorio Emilio II nella sua opera di razionalizzazione dello Stato precede di almeno mezzo secolo l'opera che gli altri Stati europei faranno, che è quella di provare ad assegnare allo Stato il controllo, se non proprio la gestione quotidiana, delle scuole. È un'operazione unica. L'istruzione viene concepita e offerta all'interno delle Costituzioni come una concessione, cioè è subordinata, essendo qualcosa che va maneggiato con cautela, in quanto potenzialmente pericoloso, deve essere meritata dai sudditi. Non essendo ancora ben chiaro il modello di cittadino che si vuole formare, sarebbe meglio definirlo il modello di suddito, c'è un'immediata coincidenza tra il buon cristiano e il buon cittadino, cioè il buon suddito. Se io formo il buon cristiano, immediatamente ne avrò un buon cittadino. Per questo le Costituzioni dicono: fondamento e base della vera sapienza è il santo timore di Dio e il verace culto verso il Padre dei lumi. E sempre per questo motivo debbono la cristiana educazione dei giovani studiosi principalmente volgersi alle nostre cure, così che venga negli animi loro giovanili per tempo impresso il puro affetto della religione, senza cui anche le più sublimi cognizioni potrebbero essere non solo inutili, ma insieme a Dio perniciose. Non a caso, in tutti gli ordini di scuola, anche all'università, gli studenti, per poter frequentare i corsi a inizio anno e poi con scadenza regolare, devono presentare un attestato rilasciato dal parroco che documenti, certifichi il fatto che sono buoni credenti, che quindi frequentano la messa, si confessano. Cioè, per scuola pubblica intendiamo la scuola a cui gli studenti vanno in gruppo. Nel Settecento, ma ancora nell'Ottocento, per scuola pubblica appunto si intende l'istruzione ricevuta in classe all'interno delle scuole, in opposizione all'educazione, all'istruzione privata, che è quella che si riceve dai precettori a casa. Quindi non è privata della Chiesa come, o dei privati come potremmo intendere oggi, perché anche l'istruzione pubblica era gestita dalla Chiesa. Il cambiamento più importante lo si ha poi al momento della rivoluzione, dove anche in Piemonte, come dire, si riceve un nuovo modello di cittadino e una nuova idea di educazione, in cui sulla base di quella che era stata anche la pubblicistica illuminista, l'educazione viene pensata come opportunità e trasformata dai governi repubblicani in diritto, no? Non un diritto naturale, ma un diritto civile fissato per legge. Poi subentra Napoleone, quindi insomma, finisce di fatto la rivoluzione, ma anche in Francia la scuola repubblicana basata sul diritto all'istruzione in realtà non ha il tempo di venire completamente organizzata,
In Piemonte questo tentativo è lampante, secondo me, è lampante nella riforma che porta il nome di Tapparelli d'Azeglio, un gesuita, frattempo riorganizzati, fratello di Massimo, che è consulente del magistrato della riforma e che ispira questa riforma del 1822, in cui viene prescritto l'obbligo a tutti i comuni di aprire le scuole elementari. Le scuole che devono aprire i comuni sono scuole in lingua italiana. È sottolineato, e su questo il magistrato della riforma dà la caccia ai comuni che aprono le scuole in latino, perché le scuole in latino erano chiaramente rivolte a chi doveva andare avanti negli studi. Ma poi in quei momenti di riforma della scuola, nell'Ottocento, prima dell'unità, sono nel 1848 con la legge Boncompagni e poi 1859, anche qui siamo in guerra, ministro Gabriel Casati, lombardo, che appunto mette in piedi, devo dire, nell'arco di pochissime settimane un progetto di riforma che poi passa anche qui a grande velocità, cosa che non sarebbe mai potuta succedere in un momento di normalità. Il fatto che però la legge Casati, appunto, pensata sostanzialmente per la situazione, per la realtà piemontese lombarda, venga applicata poi negli anni successivi a tutto il regno, chiaramente comporta delle difficoltà terribili di applicazione, perché la realtà che si incontra negli altri ex stati, stati regionali preunitari, è completamente diversa. Tenete conto che quando nel 1861 8 lombardi su 10 sanno leggere e scrivere, quasi 9 piemontesi su 10 sanno leggere e scrivere, un calabrese su 10 sa leggere e scrivere, ma perché non ci sono le scuole materialmente? Giuseppe Zaccaria non ha bisogno di introduzioni, uno studioso ben noto. Il tema che affronta per noi quest'oggi è uno dei suoi classici. Zaccaria ci presenterà oggi una parte, diciamo, squisitamente subalpina, squisitamente sabauda del movimento scapigliato, e ci porterà dentro le pieghe più nascoste della ricezione letteraria del Risorgimento. L'immagine dello scapigliato è quella del ribelle, dell'iconoclasta, no? Così veniva definita la scapigliatura, vero pandemonio del secolo, personificazione delle storditaggini e della follia, serbatoio del disordine, dello spirito di indipendenza e di opposizione agli ordini stabiliti, sul giornale milanese degli anni 60. Poi basta ricordare quello che è il manifesto programmatico della scapigliatura, dove il preludio di Emilio Praga, la raccolta Penombre, e dove Praga dice: noi siamo i figli dei padri ammalati, acqui del tempo di notare le piume, svolazziamo muti, attoniti e affamati sull'agonia di un nome, che era evidentemente Manzoni, bollato poi come casto poeta dell'Italia d'ora, degli anni in sante visione assorto, tu puoi morire, degli antecristi allora e Cristo è rimorto. C'è quindi il rifiuto dei padri sostanzialmente, no? Manzoni, che viene in qualche modo visto con una sorta oramai di figura mummificata, una sorta di monumento, no? Dell'ideologia cattolico-borghese del tempo, contro cui evidentemente gli scapigliati, a cui si contrappone. Ecco, accanto direi alla scapigliatura milanese, quella canonica, a un certo momento un grande critico nato da queste parti, Gianfranco Contini, ha introdotto anche la nozione di scapigliatura piemontese, basandosi soprattutto non sul maledettismo ideologico, sulla contestazione, ma sul carattere linguistico, no? Parlando di scapigliatura come di una violenza linguistica, una varietà di espressionismo. Tabella indicherà sempre, come dire, i suoi modelli negli scrittori, non so, in Alfieri, in Baretti, in D'Azeglio, in Roffelio, Gioberti, facendo un po' una mésalliance di tipo ideologico, no? Mettendo, come era tipicamente suo, mettendo assieme anche figure che effettivamente erano molto diverse tra di loro, così come farà poi per i protagonisti del Risorgimento. Quindi non c'è nessuna, come dire, presa di distanza nei confronti del passato, secondo appunto quello storicismo, no? Che si sostanzialmente inaugura
nel solco dell'ideologia appunto piemontese e sabauda. Proprio sulla base di questo atteggiamento Fadella contesta praticamente l'idea di letteratura degli scapigliati milanesi, quindi rifiuto da parte di Fadella di accettare un'idea di letteratura che fosse staccata dai problemi civili, dai problemi sociali. Quello di Fadella è una concezione, direi, di tipo pedagogico, morale o spesso appunto moralistica. Ecco, tenendo conto di questi fatti, no, credo che si possa capire effettivamente la differenza nella genesi tra la scapigliatura milanese e la scapigliatura piemontese. Io credo che fra le tante cause, insomma, evidentemente, no, rapporti meccanici, ma che fra le cause della rivolta, tra virgolette, dei milanesi, ci sia stato anche quel processo di industrializzazione del fenomeno culturale che comincia ad avvertirsi anche in Italia dopo l'unità. Sacchetti dirà: per sopravvivere o per vivere ci vuole il mestiere, non ci vuole l'arte. Si parlerà addirittura di una letteratura alimentare, no? Direi invece che la scapigliatura piemontese ha una genesi più circoscritta, più regionalistica, se vogliamo, no? E nasce, credo, proprio dai traumi, dai contraccolpi che Torino subisce con il trasferimento della capitale a Firenze. Direi che da un punto di vista letterario potremmo dire che Sacchetti raggiunge qui i risultati, no? Che De Sanctis si era posto come obiettivo per il suo realismo, ossia il principio dell'ideale calato nel reale, no? Dice De Sanctis che nel reale in esso trova la sua misura e la sua concretezza, che è un'ideologia risorgimentale, credo, che Sacchetti applica in questo romanzo con risultati del tutto convincenti e persuasivi. Roberta Piastri affronta una pagina sconosciuta della nostra vicenda culturale risorgimentale sulla base di un manoscritto inedito che ha curato con grande attenzione, di un personaggio rilevante come Faldella, della nostra cultura ottocentesca, ma di cui si ignorava sino ad adesso una dimensione nascosta, quella del latinista. Faldella latinista, storico e latinista insieme, perché ci porta dentro una dimensione che è andata perduta della percezione del Risorgimento, la sua somiglianza, la sua affinità con la grande storia patria dell'antichità romana. Nel 12 aprile 1927 Faldella conclude questa sua ultima fatica, una storia in latino del Risorgimento italiano che gli intitola De Redenzione Italica, epitome in novem libros di gesta. Un'opera di dimensioni monumentali, articolata in 9 libri, a loro volta suddivisi in 24 capitoli, che abbracciano un arco cronologico ampio che va dalla Restaurazione, dal 1814, e precisamente dal maggio 1814 con l'ingresso a Torino di Vittorio Emanuele I, fino ad arrivare al 20 settembre del 1870, alla breccia di Porta Pia e alla soluzione della questione romana. L'opera è iniziata sempre nell'aprile del 1912, lo apprendiamo dal gusto di Faldella per le annotazioni a margine dei suoi quaderni, un gusto quasi diaristico che poi si esprimerà anche nella realizzazione di un diario che è rimasto ancora inedito. Il De Redenzione ha avuto dunque una lunga gestazione durata ben 3 lustri, fino a un anno prima della morte di Faldella. Sebbene il De Redenzione sia stato scritto quindi tra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento, in un momento nevralgico per la storia nazionale e internazionale, il progetto di comporre in latino una storia del Risorgimento rimontava agli anni 80 dell'Ottocento. In quegli anni, Faldella, negli anni 80 dell'Ottocento, è ancora inserito nella produzione scapigliata, ma si sta ritagliando una nuova fisionomia nel panorama politico italiano. Nel 1881 diventa deputato e poi dal 1896 diventerà senatore del Regno. In concomitanza con questo nuovo ruolo pubblico, Faldella comincia a ritagliarsi anche quindi un nuovo ruolo sul panorama culturale, diventando storico del Risorgimento.
gran parte della sua produzione storica, che è oggi poco studiata, ancora oggi poco studiata, è poi confluita negli anni 10, quindi proprio poco prima della stesura dell'Intera Redenzione, in 12 volumi che Faldella pubblica per l'editore Lattes, intitolati Piemonte d'Italia, Rapsodia di Storia Patria. Nella prefazione dell'opera, di cui leggerò una breve parte nella mia traduzione, Faldella presenta la fatica che gli richiese la stesura di quest'opera come uno sforzo di volontà alfieriana, e la conquista del latino e della sua letteratura viene paragonata alla conquista di Gerusalemme. Così dice Faldella: quando ormai l'età era senile e la salute vacillante, imitando la fortissima volontà di Vittorio Alfieri, iniziai nuovamente ad aggredire la grammatica latina come una Gerusalemme da conquistare. Poi, con il suo consueto umorismo, aggiunge: voi al cielo, come volli, fortemente volli, che io abbia imbevuto della più vera latinità il calamo, le labbra, le orecchie, il cuore, la mente, tutta l'anima, e non mi si chiami in italiano bue. Prova della sua intensa attività di lettura dei classici, la lettura con il rampino, è la stesura di un quaderno intagliato a scaletta alfabetica su cui Faldella annotava quelle citazioni d'autore che gli pensava di poter poi utilizzare concretamente nella stesura del suo Redenzione. Per Faldella invece la scelta del latino è obbligata per tre ragioni che egli poi spiega diffusamente nella prefazione. Innanzitutto per un valore, per così dire, intrinseco nella lingua latina. La lingua latina è una lingua perfetta, secondo Faldella, ed è interessante questa considerazione fatta da uno scrittore che della lingua ha fatto il suo mestiere, ha avuto una concezione molto artigianale del mestiere di scrittore, tutto giocato sull'uso della lingua. Per lui il latino è una lingua dotata di vigore espressivo, di robur, maestosa e al tempo stesso sintetica, amplior e strizior, dotata di una densa e sonora brevità, densa sonans quadrevitas. Vi sono poi altre ragioni che lo inducono a scegliere il latino: il pregio di avere un dovere di usare uno strumento che è immortale nei secoli. Ancora nel XX secolo Faldella fa molti esempi di autori che continuano a scrivere in latino, e prova della vitalità del latino è successo anche del certamen poetico di Amsterdam. Il latino è anche internazionale, si continua a capire. Ancora nel campo di battaglia di Garibaldi, Faldella fa l'esempio degli soldati ungheresi che parlano con i soldati garibaldini in latino, così ci racconta Faldella. Vi è infine un'ultima motivazione che sarebbe interessata a Bianchini sicuramente, cioè la forte finalità didattica che Faldella attribuiva al suo lavoro. Egli sperava che la sua epitome potesse essere usata a scuola e quindi analogamente a qualche passo degli storici latini, anche quest'opera potesse essere proposta agli studenti con un duplice scopo: quello di farli impratichire nell'eloquio dei padri e al contempo formare nelle nuove generazioni una coscienza civica che Faldella all'inizio del Novecento già sente indebolirsi. Certamente quello di Faldella non è il latino di Cicerone, quello dice, anzi condanna quanto vorrebbero scrivere nel Novecento con il pandamento da oratore di Cicerone, dice, e il calzare teatrale di Plauto, lo dice sempre nella prefazione. Ma il latino di Faldella è comunque interessante perché vuole evitare il latino di sacrestia, vuole evitare di cadere nel maccheronico. Ritratti, discorsi, e poi un terzo contesto in cui si inseriscono moltissime citazioni, naturalmente sono le tante scene di battaglia nel dipingere le quali Faldella veramente attinge a piene mani, soprattutto dalla storiografia e dall'epica latina. Ma lo stesso lessico militare è coniato a partire, è ripreso dai classici latini. Livio è la fonte privilegiata, lo si vede sfogliando le concordanze, cioè questo frasario che Faldella si era preparato. Da Livio attinge termini per, non so, l'espressione questris procella, per tradurre la nostra carica di cavalleria, per rappresentare, per definire i battaglioni sminzi dei volontari capitanati dal Torres, usa un'espressione che è sempre di Livio: le giuncule male plene, o addirittura i moderni cannoni sono chiamati sempre magna tormenta, riprendendo un'espressione da Livio. E attraverso le parole di Livio vengono rappresentati anche i bersaglieri.
Scaldella, che dedica un capitolo del suo primo libro all'istituzione del corpo dei bersaglieri all'opera del generale Alessandro da Marmora, lo fa riprendendo un passo di Livio relativo all'istituzione di un corpo, quello dei Veliti, soldati armati alla leggera, che il centurione Quinto Navio aveva creato a Roma. La sua lettura del processo risorgimentale è sicuramente orientata in chiave sabauda, piemontese centrica, ma questo non gli impedisce di riconoscere che il miracolo dell'unificazione nazionale fu possibile anche grazie all'apporto di idee, forze e uomini delle altre regioni d'Italia. Faldella sa maneggiare molto bene anche la lingua latina, inserendo bisticci linguistici, figure di suono. Quindi sembra veramente non essere intimorito neanche dall'uso di uno strumento linguistico che certamente non poteva padroneggiare come l'italiano. E del resto, il latino diventa nelle sue mani una lingua duttile, capace di adattarsi ai capricci stessi della storia. Professor Rick Peters dell'Università di Groningen è venuto a offrire il suo contributo di comprensione e anche di novità e di vivacità e di estraneità in un qualche modo alla vicenda risorgimentale, proponendoci una prospettiva che in Italia è poco frequentata, quello dello studio della retorica, la retorica nel senso buono, tecnico del termine, che naturalmente i protagonisti del risorgimento, del dibattito politico, del dibattito costituzionale in particolare, hanno adoperato per far passare nella realtà delle cose i grandi ideali risorgimentali. Che fu la chiave di successo per l'unificazione di Germania e Italia nell'Ottocento? La storiografia ha risposto a questa domanda in vari modi, ma la risposta più diffusa è ancora quella della storia delle idee. Secondo la storia delle idee, il successo dell'unificazione venga attribuito prima di tutto ad una ideologia altamente efficace, sviluppata da pensatori come Herder, Kant e Edel Fichte, uno in Germania e in Italia da pensatori come Cuoco, Fiorentino, Rosmini, Gioberti, Cattaneo ed altri. Poi, una volta elaborata, questa ideologia fu messa in pratica da politici intelligenti come Bismarck, Cavour, Mazzini e Garibaldi. Recentemente questo approccio è stato contestato da storici che non sottolineano il ruolo delle idee e di padri fondatori, ma l'importanza della cultura e della massa nella unificazione. Per il caso italiano, Alberto Mario Bandi ha dimostrato che il discorso del Risorgimento fu profondamente radicato in una preesistente matrice culturale, contenente tra altre cose una visione neoliberiana della storia, un'idea cavalleresco d'onore e un forte senso di messianismo. All'avviso di Bandi, la storia della idea della nazione può essere ricostruita con esattezza maggiore se rendiamo conto del fatto che le idee del Risorgimento furono basate su figure profonde provenienti da preesistenti fasi culturali. Per esempio, Mazzini non inventò la sua idea della missione d'Italia, ma utilizzò il mito messianico per esprimere le sue opinioni e per modellare la sua vita. Da questo punto di vista, il caso italiano falsificherebbe la storiografia che descrive la formazione dell'identità della nazione come una costruzione o una invenzione di idee. L'identità della nazione non vennero da nulla, ma furono radicati in una lunga tradizione culturale molto diffusa. Su questa base, Bandi tenta di mostrare che il Risorgimento non fu un affare degli eliti, ma un movimento che appellò ad un vasto pubblico. Parla nell'ultimo libro di un movimento di massa, di Risorgimento come movimento di massa. Nonostante la sua originalità,
La tesi di Ban Ki è stata contestata da molti che il nesso tra i due nazionalismi fu fornito dal pensiero politico. Però, anche se questo nesso tra cultura e politica potrebbe offrire una base per una analisi provvisoria, non valga completamente, perché l'aspetto più tipico del risorgimento e della unificazione fu la sovrapposizione di cultura, politica e di azione. Le opere di Verdi avevano un chiaro messaggio politico. Il pensiero di Mazzini non poté essere separato dall'azione, e i deputati a Palazzo Madama citarono Dante e Picrano. Tutti i grandi oratori del Risorgimento furono educati in retorica e ne facevano uso con grande agio. Finalmente, si può usare la retorica nella storiografia. Se vogliamo sorpassare una storiografia meramente contemplativa del Risorgimento, se vogliamo una storiografia che non solo descrive ma anche convince, dobbiamo usare la retorica. E con questo appello non predico un ritorno alla retorica del profeta del Risorgimento di Gentile o i libri di Rocco, ma una storiografia che consente al pubblico di risentire l'entusiasmo e il pathos del Risorgimento. In fine del conto, una storia con pensiero e con azioni è possibile solo se lo storico fa rivivere il passato. Professor Maurizio Isabella insegna a Londra, venendo da un solidissimo retroterra di studi italiani, e ha combinato nei suoi studi recenti, in particolare in un libro la cui traduzione italiana è appena uscita dalla Terza, l'interesse per la vicenda nazionale con una sensibilità straordinaria per le implicazioni internazionali, o come si dice adesso, globali. La storia globale si occupa oggi di studiare le convergenze e le divergenze esistenti tra movimenti, correnti di pensieri e fatti, nella convinzione che le ideologie e le grandi trasformazioni politiche, economiche della modernità furono collegate tra di loro ed emersero come correnti globali. In questa prospettiva la globalizzazione non è un processo di oggi, ma è un processo che va anticipato almeno, storicizzato almeno al Settecento. Quali sono le conseguenze di questo nuovo approccio alla storia come storia di fenomeni globali e internazionali? Prima di tutto che la modernità non è più semplicemente descritta come il termine di egemonia di un modello unico occidentale, ma che piuttosto la modernità è un processo che coinvolge tutte le società in ogni parte del mondo, e che l'Europa è solo un tassello di questo affresco più vasto, e che la modernità è caratterizzata da un impasto tra innovazione e tradizione, strutture arcaiche e moderne ovunque, non solo nelle periferie del mondo ma anche all'interno dell'Europa. E non possiamo più, secondo questa interpretazione, considerare il moto rivoluzionario come un fenomeno che si irraggia dagli Stati Uniti alla Francia per estendersi al resto dell'Europa. È un fenomeno più complesso, di processi simultanei che coinvolgono tutte le Americhe, l'America centrale, meridionale, ma anche l'Asia. E ad esempio per gli anni 20 l'India portoghese di Goa o francese di Pondicherry, o addirittura le Filippine, in cui si svilupparono con la fine del Settecento e gli anni venti dell'Ottocento ideologie ispirate alle idee di diritti naturali che combinano tradizioni culturali e religiose locali a principi dell'illuminismo e della rivoluzione francese per criticare i regimi coloniali. Insomma, il Risorgimento in questo contesto fa parte di un grande processo definito da David Armitage recentemente come il processo di globalizzazione dell'idea di sovranità, ne è un'unità appunto di rivoluzioni, in cui le ideologie della modernità sono frutto di dialoghi che coinvolgono tutte le regioni del mondo, in cui nuovi concetti vengono utilizzati dappertutto per criticare qualunque forma di potere che non è legittimato dal popolo. Quindi la storia globale è stata recentemente accompagnata anche da un altro turn historiografico, un'altra svolta, che è quella delle svolte della storia delle idee, cioè c'è in corso una vera e propria svolta internazionale della storia delle idee.
Per cui è impensabile ormai immaginare che per studiare il liberalismo classico europeo si possa solo studiare Adam Smith o Benjamin Constant. Le discussioni ottocentesche di Napoli o di Goa in India sono esattamente importanti come quelle di Parigi o di Edimburgo. È una trasformazione della storia delle idee che comporta una sensibilità in molti sensi nuova per la dimensione spaziale della loro circolazione, ossia per le traiettorie delle idee, per i mezzi attraverso cui le idee viaggiano, per la dimensione intra-extra regionale della loro circolazione. Insomma, la circolazione della stampa ottocentesca permette agli italiani di pubblicizzare le loro idee nel resto del mondo. Faccio solo un paio di esempi che mi sembrano abbastanza straordinari ma significativi. Nel 1822 un gruppo di riformatori indiani, di radicali britannici e liberali portoghesi, riuniti a Calcutta, brinda ai carbonari italiani e sente che la propria agenda riformatrice a Calcutta nel 22 è una continuazione dei valori delle battaglie dei carbonari italiani. Metà degli stessi anni 20 mi muovo dall'India e torno in America Latina, vado in Messico, la nuova Repubblica del Messico, dove i liberali messicani litigano sulla nuova politica estera da adottare. Il Messico deve allearsi con la Gran Bretagna piuttosto che con gli Stati Uniti d'America. In questi dibattiti, in questa trattatistica, vengono citati dei saggi usciti a Bruxelles anonimamente di esuli italiani che arrivano a Città del Messico e sono citati a Città del Messico e sono pubblicati a Bruxelles. Questi sono due esempi abbastanza straordinari di circolazione delle idee. Ed è quindi questa circolazione della stampa, questa creazione di una sfera pubblica sempre più internazionale che permette la creazione di la trasformazione di patrioti risorgimentali in star mediatiche internazionali. Esther De Fort ha studiato a lungo la vicenda ottocentesca, in particolare dal punto di vista insieme nazionale e piemontese. Perché nazionale e piemontese? Perché uno dei temi fondamentali del risorgimento prismatico è come la realtà regionale creata dal congresso di Vienna nel 1815 e la realtà nazionale che si è affermata nel corso dell'Ottocento si sono fuse insieme tra mille difficoltà naturalmente attraverso le vite di centinaia e centinaia di persone che sono state coinvolte in questo processo da un punto di vista anche di progettualità politica. Esther De Fort ha studiato in modo particolare le vicende degli esuli italiani in Piemonte. Quindi la figura dell'esule, associata a quella del martire, è un topos della cultura romantica, a partire dal Tommaseo, dal Foscolo per l'Italia, pensiamo anche a Michiewicz e a tutte le sue odi per la Polonia. Il tema del martirio è indubbiamente uno strumento di reclutamento di simpatia per la causa nazionale. Quindi il Piemonte, che era un paese che fino a pochissimo prima si era distinto per aver provocato delle fughe di esuli, cioè per le sue persecuzioni nei confronti di liberali, di democratici, nel 1933 c'era stata l'ultima grande ondata per le persecuzioni mazziniane, si trasformava in terra di asilo. Ed era una trasformazione non priva di contraddizioni, proprio perché diciamo lo statuto era stato solo un certo passo verso un'evoluzione in senso liberale che però non aveva toccato molte delle strutture del regno e solamente in parte l'apparato repressivo. Anche se è vero, devo ammettere che c'erano molti nell'interno dell'immigrazione delle frange contigue alla criminalità, questo lo... ma del resto bisogna dire che lo stesso Mazzini l'aveva detto, una bellissima frase: le rivoluzioni non si fanno generalmente da uomini di anima santa. L'aveva detto così, in effetti, però dice: però tocca ai buoni orientarli, guidarli, quindi dice, però se non ci sono loro, dice, quegli altri non fanno niente. Ed in effetti ci sono dei personaggi molto birichini che peraltro mantengono anche questi comportamenti ai limiti della legge o anche molto illegali, però continuando sempre ad avere questa intatta fede patriottica.
politica, perché poi li vediamo magari dopo aver rubato magari i propri compagni, fatto truffe e così via, però li troviamo poi magari a combattere nel 59, quindi cioè persone, è dichiaro che qui restituisce un po' la complessità dell'essere umano, no? Che non è solo ecco, impulsi nobili, ma evidentemente. Allora, comunque là, diciamo, il mio interesse soprattutto è stato quello di cogliere le caratteristiche sociali e l'universo mentale di un mondo molto complesso e frastagliato, quello del patriottismo risorgimentale, che è un mondo mosso da una pluralità di istanze, quindi non solo, che non sono tutte riconducibili all'influenza dei miti e delle parole d'ordine dell'epoca. Il patriottismo non fu solo una moda romantica, ma anche espressione di interessi concreti, anche se non erano solo gli interessi concreti a spingere questi uomini. Ad esempio, per quanto riguarda i Mantovani di Bertolotti, la scelta patriottica matura anche da un'insoddisfazione nei confronti della religione tradizionale, perché loro sono uomini che hanno una formazione essenzialmente razionalistica e quindi cercano una fede secolare, e questa fede secolare la trovano nella religione della patria. Un interrogativo è appunto in che misura lo spirito patriottico nazionale fosse presente anche tra i ceti più umili, e ovviamente non è facile dare una risposta, perché non si può scendere in interiore omine, e quindi, e tra l'altro anche tra i volontari del 48, quando chi li ha studiati ha visto che alcuni hanno fatto i volontari anche per il soldo, insomma, per prendersi dei soldi, o anche per il desiderio di avventure, di saccheggi. E quindi ho trovato anche degli operai che oziavano a Genova e che a un certo punto sono andati a protestare, perché dicevano ma c'è un duca che ci ha promesso di dare dei soldi se noi andiamo, era il febbraio del 53, se noi andiamo a Milano. Però questi erano anche dei patrioti, cioè andavano se li pagavano, però avevano anche la spinta patriottica. Quindi sono questi elementi, cioè si può dire che si intersecano, quindi non si possono negare le ragioni ideali che hanno mosso quella che costituisce la carne da cannone del movimento. Non si possono distinguere i veri dai falsi rivoluzionari. Il fenomeno dell'emigrazione politica non è nettamente distinguibile da quello dell'emigrazione economica, proprio perché uno può essere emigrato economico e poi acquisire sul posto una coscienza politica, e viceversa, questo emigrato politico poi trovare un lavoro e poi dimenticare tutti i suoi precedenti. Nella formazione di un'identità che non fosse solo più locale, ma un'identità italiana, un ruolo importante lo ebbe anche lo sguardo di chi viveva nel contesto di arrivo, quindi i funzionari governativi, la popolazione ospitante, che spesso accomunava gli immigrati sotto un'unica etichetta, cioè li chiamavano stranger oppure lombardi, e stranger, oppure li chiamavano anche italiani. E questa italianità quindi era percepita dai piemontesi come qualcosa di estraneo, però col tempo finì per contagiarli, e anche solo per il fatto che, diciamo, grazie alla presenza degli esuli, i piemontesi cominciano a non parlare più il loro barbaro dialetto, questa è una citazione di un... e quindi sono costretti a superare il loro provincialismo, ad aprirsi alla cultura, all'esperienza e alla lingua di un popolo più vasto ed eterogeneo. Anche in questo modo l'esilio quindi ha agito come potente strumento di elaborazione simbolica di un'identità collettiva precedente alla nascita dell'Italia stessa. Parlando di risorgimento, si ricordano i grandi nomi, Garibaldi, Mazzini, Cavour, come se tutta la vicenda politica si fosse concentrata su queste grandi personalità. Adriano Viarengo, nel suo contributo che seguirà tra poco, ci presenta un altro grande personaggio che ha sofferto di un destino storiografico inadeguato alla sua statura, alla sua importanza e alla sua continua presenza nelle vicende politiche piemontesi, Lorenzo Valerio. Lorenzo Valerio ha tentato una strada difficile di collaborazione con la monarchia, ma anche di rilancio del ruolo politico di classi sociali della media, imprenditoria, della media e piccola proprietà, che nel
nei meccanismi della rappresentanza parlamentare, naturalmente, avevano difficoltà ad emergere. La società di Ancien Régime è una società che è tutt'altro che statica, già da sola, ma l'età napoleonica porta degli sbombardimenti straordinari. Analizzando la famiglia di Valerio, che è una famiglia credo non particolarmente diversa da tanti altri, per parte di madre di discendenza non regalese, che viene da Mondovì, la famiglia della madre, ed è una famiglia che ha, la madre ha un fratello morto durante il, diciamo, il biennio rivoluzionario, un padre che fa parte della municipalità di Mondovì nello stesso periodo, una sorella, anzi due sorelle che sono sposate in Francia, uno con un medico piuttosto importante che credo sia stato conosciuto in tempo con Napoleone, tra l'altro non sappiamo perché, molto, che si occupano però di fonderie nella zona dell'Alsazia, e un cugino di Valerio è un pittore piuttosto notevole che guarda caso si occupa dei paesi dell'est, soprattutto dell'Ungheria. Quindi sono sparsi, praticamente questo ramo materno va da Mondovì a Parigi a Lugni. Un fratello materno sempre sta a Vienna, è un ex ufficiale napoleonico che ha sposato una vedova viennese e se ne sta a Vienna. Come se non bastasse, c'è un altro ufficiale napoleonico in famiglia, questa volta per parte di padre, il quale, ufficiale napoleonico che ha avuto delle disgrazie, non sappiamo bene quali disgrazie, si trasforma in un insegnante di italiano a Mosca e tra l'altro manderà dei contributi alla gazzetta dell'associazione agraria sulla Russia. Quindi una piccola famiglia, questa è una famiglia veramente di gente di piccola borghesia, che ha ramificazioni che vanno da Mosca a Vienna, da Lombì a Parigi, in modo del tutto naturale, e questo evidentemente un po' incide sulla formazione di questi personaggi, di questi fratelli della famiglia Valerio. Sono quattro fratelli e una sorella, di cui certamente quello di maggior spicco è Lorenzo. Ma volendo parlare della nostra terza linea, che ho chiamato liberal democratica, perché indubbiamente ha le valenze, anche con qualche pulsione di prudenza conservatrice, del liberalismo, ma nello stesso tempo ha l'apertura e la sensibilità al discorso democratico. Terzo elemento che si aggiunge a tutto questo, ha un'apertura di tipo europeo. In tutti i canoni che sono venuti fuori in questi ultimi tempi si sono visti un po' troppo gli italiani, cercando di rispondere sempre alla solita domanda perché si diventa patrioti, si sono visti un po' troppo gli italiani lettori di italiani, mentre appena si va a vedere, si vanno a vedere da vicino le letture, parliamo degli anni 30 dell'Ottocento, di questi giovani che sono nati negli ultimi anni dell'impero, sostanzialmente, si scopre che le letture sono letture cosmopolite. Alla base della formazione di Valerio c'è un normale connubio, non è affatto strano, è diffusissimo, tra Gian Domenico Romagnosi e Jeremy Bentham. Poi naturalmente si legge di tutto. Su un giornaletto di Valerio abbiamo il primo ritratto di Robert Owen, anzi il secondo che compare in Italia. Le discussioni sono discussioni che spaziano dal sansimonismo al fourierismo, dai diritti delle donne, perché in realtà si legge, a Torino si legge di tutto. Valerio è nato nel 1810, è un contemporaneo assoluto di Cavour. Cavour è nato nell'agosto, Valerio del novembre, quindi sono assolutamente coetanei, e attorno a lui nasce secondo me proprio questa che io chiamo la via liberal-democratica al Risorgimento, il canale aperto verso la democrazia europea,
Valerio era un interlocutore di Victor Hugo piuttosto che di Herder. Non stupisce poi che alla fine Lorenzo Valerio, da capo dell'opposizione, da giornalista di opposizione, diventi prefetto del Regno d'Italia e muoia prefetto di Messina.